Ecco un ottimo esercizio con l'elastico per allungare globalmente i muscoli della catena posteriore. In primo luogo si blocca l'elastico sotto la pianta del piede e si impugnano le estremità. A questo punto si flettono i piedi portandone in tensione l'elastico e si flette il capo in avanti cercando di toccare lo sterno col mento. Lentamente si comincia a flettere il busto avanti, avvicinando la fronte alle ginocchia, afferrando l'elastico sempre più vicino alle caviglie. È necessario mantenere la posizione almeno 20 secondi per consentire ai muscoli di allungarsi e poi ritornare nella posizione di partenza. Come tutti gli esercizi di allungamento muscolare, vanno ripetuti almeno 4 volte affinché siano efficaci. Abbiamo iniziato l'esercizio di oggi portando in estensione il piede. In questo modo andiamo ad allungare i muscoli flessori come il soleo e il gastrocnemio, comunemente chiamati il polpaccio. Questi muscoli sono quasi sempre tesi per le posture quotidiane che teniamo in modo scorretto. Successivamente siamo andati ad allungare il femorale, il gluteo e tutta la parte dei muscoli situati nella parte bassa della colonna vertebrale. Salendo superiormente, abbiamo portato la testa in avanti, quindi abbiamo avvicinato il mento alla cassa toracica. In questo modo siamo andati ad allungare tutti i muscoli della parte posteriore ma superiore del busto, quindi i muscoli adduttori della scapola, i subocipitali e tutti i paravertebrali. In questo modo questo esercizio diventa un ottimo allungamento per tutti i muscoli della catena posteriore, che classicamente è sempre tesa. Thank you.